Buongiorno a tutti e ben ritrovati all'appuntamento settimanale con TRG Notizie. Don Arturo, come di consueto, aprirà il notiziario con l'editoriale. Faranno seguito la lettura del calendario liturgico, gli avvisi della parrocchia e dell'oratorio, quelli di pubblica utilità e del comune. Vi segnaliamo ancora l'iniziativa della Caritas diocesana per la raccolta di fondi a sostegno dell'Ucraina. Lo scorso 25 aprile, festa della Liberazione, si è tenuta la consueta commemorazione. Luigi ha raccolto alcuni momenti di questa giornata che vi proponiamo al termine di questo notiziario. E, sempre con le immagini raccolte da Luigi Cè, vi proponiamo anche la registrazione del Consiglio Comunale di venerdì 29 aprile. Buona visione e arrivederci la prossima settimana. Cari amici, di fronte allo spettro di una probabile guerra nucleare, dobbiamo far sentire l'arma più forte del mondo, come si esprimeva Gandhi, quella di milioni di persone unite in modo non violento, sin dentro i luoghi dove il corpo degli uomini, delle donne e dei bambini soffre. Per tanti, la Marcia della Pace Perugia-Assisi si è conclusa non per caso, con la messa nella Basilica Inferiore di Assisi, ascoltando il Vangelo di Giovanni, là dove Gesù chiede con insistenza a Tommaso: tocca le mie piaghe, perché non ci può essere trasformazione della realtà senza entrare dentro le ferite. Non ci può essere una nuova civiltà europea, una fede europea solo nelle ragioni pratiche della guerra e persino della pace. La pace non ha solo ragioni pratiche, eppure il corpo di tanti che non si arrendono alla guerra, alle sue logiche, si è materializzato tra Perugia e Assisi la scorsa domenica e può rimettersi in cammino unito al corpo di tanti non violenti ucraini, donne e uomini, che il mondo non vede e non considera, ma che ogni giorno testimoniano strenua resistenza agli invasori e all'ingiustizia feroce della guerra. Questa manifestazione, direi corale, dato che migliaia e migliaia di persone hanno dato volto a questa necessità straordinaria, pone davvero una pietra miliare sul futuro della storia. Non è la logica della guerra, non è la semplice capacità della diplomazia che vediamo quanto mai in affanno, è il coraggio della fede. La fede significa aprirsi alla volontà di Dio e Dio per i suoi figli sogna un mondo veramente degno del suo amore, della giustizia, della pace, della fraternità. Ecco perché accogliamo volentieri, di fronte a tante incapacità, l'invito del Papa, soprattutto in questo mese di maggio, mese mariano, a rivolgerci a Maria, regina della pace, perché la nostra preghiera nella sua ottenga al mondo quella pace che l'umanità non si può dare da sé, ma è dono straordinario ed efficace di Dio. Il Santo Padre mette sulle nostre labbra alcune espressioni di quella preghiera che lui ha composto quando ha voluto consacrare al cuore immacolato di Maria i due popoli, l'ucraino e il russo. Il tuo pianto, o madre, smuova i nostri cuori induriti. Le lacrime
che per noi hai versato facciano rifiorire questa valle che il nostro odio ha prosciugato. E mentre il rumore delle armi non tace, la tua preghiera ci disponga alla pace. Le tue mani materne accarezzino quanti soffrono e fuggono sotto il peso delle bombe. Il tuo braccio materno consoli quanti sono costretti a lasciare le loro case e il loro paese. Il tuo cuore addolorato ci muova compassione e ci sospinga ad aprire le porte e a prenderci cura dell'umanità ferita e scartata. Santa Madre di Dio, mentre stavi sotto la croce, Gesù, vedendo il discepolo accanto a te, ti ha detto: ecco tuo figlio. Così ti ha affidato ciascuno di noi. Poi al discepolo, a ognuno di noi, ha detto: ecco tua madre. Madre, desideriamo adesso accoglierti nella nostra vita, nella nostra storia. In quest'ora l'umanità sfinita e stravolta sta sotto la croce con te e ha bisogno di affidarsi a te, di consacrarsi a Cristo attraverso di te. Il popolo ucraino e il popolo russo, che ti venerano con amore, ricorrono a te, mentre il tuo cuore palpita per loro e per tutti i popoli falcidiati dalla guerra, dalla fame, dall'ingiustizia e dalla miseria. Amen. Pace, bene e tanta serenità. Buona domenica e lieta settimana a tutti voi. Arrivederci. Oggi, 1 maggio, terza domenica di Pasqua. In parrocchiale alle 8, Santa Messa a Vivi e Defunti, Compagnia del Sacro Triduo. Alle 10, Santa Messa pro Popolo e Processione degli Altari. Alle 18.30, Santa Messa per i defunti Beltrami Luigia e Perini Battista. Lunedì 2 maggio, Sant'Anastasio. In oratorio alle 8, Santa Messa per la defunta Beatrice. Contrada Tredone alle 20.30, Santa Messa per i defunti Mario Crescini e familiari, Rosa, Angelo e Gualtiero. Martedì 3 maggio, Santi Filippo e Giacomo. In oratorio alle 8, Santa Messa per il defunto Angelo Gottardo. A Solaro alle 18.30, Santa Messa per i defunti Morbini Annunciata e familiari Morbini e Migliorati. Alle 20.30, RNS con il gruppo di Montichiari. Mercoledì 4 maggio, San Gottardo. A San Gottardo alle 10, Santa Messa per i defunti Gatta, Giovita e Fratelli. Alle 15, Santa Messa per la defunta Cappellania Fabriceria Rodella. Giovedì 5 maggio, a San Girolamo, alle 18.30, Santa Messa per i defunti Feroldi Caterina e Albertingino e Castellini Luigi. Venerdì 6 maggio, in oratorio, alle 8, Santa Messa per il defunto Emiro. Alle 15, Adorazione Eucaristica. Al cimitero, alle 18.30, Santa Messa per i defunti Morbini Annunciata e familiari Morbini e Migliorati. Sabato 7 maggio, in parrocchiale, alle 18.30, Santa Messa per i defunti Nadia Manfredi e Pezzi Francesco, Isa Tironi e Paolo Biazzi e Galelli Costanza. Nella chiesetta dell'oratorio ci saranno le confessioni dalle 9 alle 11. 8 maggio, quarta domenica di Pasqua e giornata mondiale di preghiera per le vocazioni. In parrocchiale alle 8, Santa Messa per i defunti De Feo Francesco, Annunciata Battista e Gino, Eloni Rosaria, Giuliana Facchi e Giuseppe. Alle 9.30, celebrazione unitaria dei sacramenti della prima comunione e della confermazione, messa per i defunti la famiglia Marchioni Bassini e Biloni Assunta. Alle 11.15, celebrazione unitaria dei sacramenti della prima comunione e della confermazione, con messa pro populo. In parrocchiale alle 18.30, Santa Messa per i defunti Malagni Pasini, Cherubini Lucia e Tullio e Cherubini Dino. Mese Mariano nella Contrada Tredone. Lunedì 2 maggio, Santa Messa alle 20.30, presso le famiglie Bianchetti, Bitturini e Castellini, in via De Gasperi. Martedì 3 maggio, Santo Rosario presso la famiglia Boffelli, Cascina Ranch.
mercoledì 4 maggio alle 14:30, Santo Rosario presso la Cappella di San Gottardo. Giovedì 5 maggio, Santo Rosario presso la famiglia Andrini, in via Diaz 18, e venerdì 6 maggio, Santo Rosario presso il Parco di Padre Pio. Domenica 1 maggio, alle 15, ritiro per i bambini in preparazione alla prima comunione e alla cresima. Alle 16 inizio torneo 6 ore di pallacanestro a rimbalzo per l'Ucraina. Alle 17 incontro genitori, padrini e madrine con Don Arturo. Al termine pane e salamina pro-Ucraina. Mercoledì 4 maggio, festa di San Gottardo. Alle 10 e alle 15, Santa Messa presso la Cappella di San Gottardo. Alle 14:30, dall'oratorio trasferimento in macchina per San Gottardo e ritorno. Alle 16, merenda della Bella Età in oratorio. Venerdì 6 maggio, alle 16 in parrocchiale, prove della celebrazione dei sacramenti per i bambini. Alle 20:30 in parrocchiale, liturgia penitenziale per bambini, genitori e padrini e madrine. Alle 20:30 in oratorio, corso di formazione animatori e assistenti Grest. Dalle 21 alle 7 di sabato, adorazione eucaristica notturna per tutti nella chiesetta dell'oratorio. Domenica 8 maggio, alle 9:30 e alle 11:15, celebrazione unitaria dei sacramenti della prima comunione e della confermazione. Per ragioni organizzative, i posti sono riservati alle famiglie dei cresimandi. Il cortile e il bar dell'oratorio sono aperti dalle 8:30 alle 13 per chi desidera fare le foto. Le parrocchie dei Santi Pietro e Paolo di Gottolengo e San Lorenzo di Fiesse, con la Caritas diocesana di Brescia, raccolgono fondi per l'emergenza ucraina. Si può inviare il proprio contributo con causale emergenza ucraina su conto corrente postale numero 1051 0253 intestato alla Caritas bresciana o su conto corrente bancario intestato alla Diocesi di Brescia, Ufficio Caritas, presso BPerBanca con IBAN IT65L05387 11205 00004270 8650 o su conto corrente bancario intestato a Fondazione Opera Caritas San Martino, ramo ONLUS presso Banca Intesa San Paolo, con IBAN IT82C 03069 09606 1000000 2695. Ulteriori informazioni sul sito www.caritasbrescia.it. E ora un avviso dalla Curia Diocesana della Diocesi di Brescia. Cari presbiteri, consacrati e famiglie, vi raggiungo per alcuni aggiornamenti in merito alla situazione sanitaria. Il legislatore civile ha recentemente introdotto alcune modifiche alla legislazione per il contrasto della pandemia da Covid-19, in vigore da domenica 1 maggio. Non è più necessario il Green Pass per le attività organizzate dalle parrocchie. Parimenti, non è necessario il Green Pass per l'accesso ai luoghi di lavoro dei lavoratori e dei volontari che collaborano. La legge impone l'uso di mascherine FFP2 solo sui mezzi di trasporto, nei cinema, nei teatri e nei palazzetti dello sport. L'ordinario diocesano però ritiene opportuno mantenere l'obbligo delle mascherine per le celebrazioni al chiuso, con un proprio provvedimento, come già previsto dalle indicazioni inviate alla fine del mese di marzo. Pertanto, si mantiene l'obbligatorietà delle mascherine per le celebrazioni liturgiche al chiuso e per la catechesi. Vedi la nota nell'ufficio per gli oratori, i giovani e le vocazioni. Grazie ancora della vostra collaborazione. Bambini là.
Buongiorno cari concittadini, un saluto a tutte le autorità presenti e un saluto particolare, sempre affettuoso, ai ragazzi della scuola del distretto comprensivo. Grazie della vostra presenza. In ogni anno del mandato amministrativo, in qualità di sindaco, è per me stato sempre un vero onore portare il saluto a cospetto di questo monumento, voluto dalla comunità di Gottolengo a perenne memoria di chi sacrificò la propria vita per i doveri verso la patria. Un luogo caro a tutti noi, voluto, edificato in onore di chi combatté per proteggere la propria famiglia, i confini della nazione, i valori in cui credeva ed adoperarsi per consegnare ai posteri un futuro migliore. Nell'anno 2020-21 abbiamo celebrato con sobrietà la festa del 25 aprile e del 4 novembre per le note disposizioni dettate dallo stato emergenziale derivante dalla pandemia. Quest'anno 2022 non possiamo appieno festeggiare, poiché siamo tutti costernati, preoccupati, pienamente coinvolti in quanto succede alle porte dell'Europa orientale. L'invasione russa dell'Ucraina, iniziata dalla Forza Armata della Federazione Russa il 24 febbraio del 2022, ha segnato una brusca e violenta escalation della crisi russo-ucraina in corso dal 2014. La guerra in corso sta provocando morti, miseria, tensioni internazionali che trascendono dalle forze belligeranti. Ha ingenerato la maggior crisi dell'accoglienza dei rifugiati in Europa dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. Lo scenario di ripresa economica post-pandemia, drasticamente frenato dalla guerra, si sta dissolvendo e creando tensioni in famiglie ed imprese a causa della scarsità di materie prime, dei costi dell'energia e del forte incremento generalizzato dei prezzi. Stiamo vivendo davvero un brutto scenario. Guerra con una superpotenza coinvolta, pandemia non completamente cessata, stagflazione e la consapevolezza che tante persone stanno soffrendo. Se per molti decenni, in molte occasioni, abbiamo vissuto il 25 aprile come una giornata qualunque, con l'unico pensiero di svagarci e goderci del tempo libero, quest'anno credo che più che mai debba essere enfatizzato che cosa significhi la festa della liberazione. Festa e liberazione, dunque. Due parole emblematiche che insieme assumono per tutti noi i valori insopprimibili della libertà, dei diritti umani, sociali e politici. Quella di oggi deve essere, soprattutto, la festa di tutti coloro che credono nei principi che sono alla base del nostro Stato di diritto, di tutti coloro che si riconoscono nella comunità internazionale e nei valori che ne ispirano l'operato. La festa di chi crede e ha creduto nella rinascita del nostro Paese e nell'Europa come fulcro di pace tra i popoli e di benessere sociale. Ora più che mai ai nostri giovani, alle prese con tematiche così importanti, sfide epocali, è giusto e doveroso tramandare ardentemente la storia, il vissuto, i valori della nostra patria e concretizzare nel vivere quotidiano il bagaglio storico che tutti noi viviamo e abbiamo vissuto. Dei sacrifici ai nostri avi è scaturita una eredità etica ideale sulla quale si è costruita la nostra casa comune, la Repubblica Italiana e la Costituzione. La nostra casa comune è minacciata molto spesso dall'indifferenza, dall'individualismo e dalla litigiosità del nostro fare quotidiano. Nella sua drammaticità ce lo pone il dibattito che si sviluppa attorno anche alla questione ucraina. Di fronte all'aggressione militare di uno Stato sovrano, avanti a morti, migliaia di profughi, atrocità sui civili, da noi si discetta di quanto sarebbe meglio per il prezzo del gas se gli ucraini si arrendessero. Piegare i fatti alla convenienza delle opinioni è un colpo letale alla democrazia. La nostra Costituzione è inapplicabile al venir meno dell'umanità dei cittadini. Avevamo sperato e speriamo che la pandemia ci rendesse migliori. Ci attendono sfide gravose ed impegnative. Chiediamoci quest'oggi: siamo all'altezza della prova che la storia ci pone di fronte? Oggi, 25 aprile, riflettiamo su questo. Riflettiamo sulla resistenza ai regimi totalitari di ieri, sull'importanza della pace, sul sacrificare stili di vita e piccole comodità per mantenere la dignità, sull'attualità di proteggere la democrazia oggi. Vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro una buona giornata. Buon 25 aprile.
Ragazzi, quest'anno è il vostro momento, anche quest'anno, giusto? Tu come ti chiami? Veronica. Prego Veronica. Leggo una poesia di Giuseppe Colli che fa capire l'importanza della fraternità e della pace. Io non vorrei dire mai piangere nessuno, perché ogni dolore mi fa male al cuore, aperto per consolare mio fratello triste. Io vorrei su tutte le bocche scorgere il sorriso, in tutte le pupille la sincerità, sentire in tutti i cuori la speranza, in ogni mano la fraternità. Io vorrei avere ogni fratello amico, compagno nella gioia e nel dolore, e amare con lo stesso cuore la vita, dura eppure così bella. Brava. Diteci il vostro nome prima. Leonardo. Non importa che tu sia uomo o donna, vecchio fanciullo, operaio, contadino, soldato, studente o commerciante. Elena. Se ti chiedono qual è la cosa più importante per l'umanità, rispondi. Prima, dopo, sempre la pace. Giorno. Verso un mondo più bello, vorrei andare da sola, incontro gente migliore, non so, forse verso l'ignoto, dove nessuno uccide. Giorni, forse arriveremo in tanti, all'ignota meta, quanti, forse in mille, ma avanti, andiamo in fretta. Aprile. Ero piccola quando sentivo narrare di una fata cattiva che aveva messo tutto il mondo in ginocchio, che aveva provocato morte e orrore, che in un attimo aveva distrutto ciò che di bello era stato creato dall'uomo, ma che era stata chiamata dall'uomo. Aveva dato divise di diversi colori, ma il fine era lo stesso. Unico denominatore, morte. Parola d'ordine, uccidere. Non c'era acqua, luce, pane e vestiti. La sola ricchezza era avere intatta la vita. Questa strega cattiva aveva calpestato la dignità e i diritti delle persone. Ascoltavo, stringendo i pugni, era pitta impaurita. Poi, crescendo, ho scoperto che quell'incubo era una realtà e che dalle pagine dei libri uscivano immagini e grida strazianti che gli errori dovrebbero insegnare e che invece, ancora, anche adesso, si continua a sbagliare. Ma in quella fiaba di allora c'era un finale, la fine di un incubo, che doveva essere un monito, una morale. E quei carri armati entravano nelle città non per fare la guerra, ma per donare dolci e fiori, al posto del rumore delle bombe, il suono della pace. Ascoltavo rapita il ricordo di mio padre, mentre sul viso si asciugava una lacrima e diceva: a voi il compito di ricordare. Quella storia ogni anno viene raccontata con una fine che non è la fine di tutto, ma un nuovo inizio e una consolazione. Il 25 aprile, la liberazione. Bravissimi, come sempre. Quindi, come concludiamo? Alpini con come? Direi. Ci siamo, Luigi? Grazie. Yeah.
comune di Gottolengo. Ordine del giorno della riunione del Consiglio Comunale di venerdì 29 aprile 2022. Lettura ed approvazione verbali seduta precedente dell'8/3/2022, deliberazione dal numero 5 al numero 9. Tari, approvazione del piano economico finanziario del servizio di gestione rifiuti urbani per l'anno 2022. Tari, determinazione delle tariffe per l'anno 2022. Approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio 2021 ai sensi dell'articolo 227 del decreto legislativo numero 267. E comunicazione del sindaco, presentazione e relazione di fine mandato 2017-2022, ex articolo 4 decreto legislativo numero 149 del 2011. Buonasera a tutti, 29 aprile 2022, Consiglio Comunale del Comune di Gottolengo, oggetti l'ordine del giorno, Tari, approvazione piano economico finanziario, Tari, determinazione delle tariffe, secondo punto, poi c'è l'approvazione del rendiconto della gestione dell'anno 21, e in ultimo c'è la comunicazione del sindaco per la presentazione della relazione di fine mandato 17/20. Oggetto l'ordine del giorno per piacere. Sì. Intanto procediamo con l'appello. Procediamo con l'appello. Massa, presente. Galletti, presente. Mancelli, assente giustificato. Sormani, presente. Milzani, presente. Videlli, presente. Bodini, presente. Andelini, assente giustificata. Di Claudio, presente. Gazza, presente. Ramon, presente. Bravo, presente. E sapete aver comunicato. Assente. Bene, metto in votazione come punto numero 1 la lettura e approvazione della seduta che si tenne l'8 marzo, deliberazione dal 5 alla 9. Voto a favore? Unanimità. Grazie. Tratto il punto numero 2 e 3 che ha come medesimo oggetto la Tari, ossia come sapete si approva prima il piano economico finanziario e conseguentemente le tariffe. Al di là di alcune possibilità di azioni e di desiderate di volontà politico-amministrativa, quale è stata per esempio l'inserire a pagamento piuttosto che a carico della collettività il tema riguardante il ritiro delle ramaglie e del verde, è assai poco agevole l'azione nel campo della tassa rifiuti, perché l'ARERA, che è l'autorità che disciplina il settore, è stata sempre più in un'escalation di rigidità e di autonomia nelle indicazioni che dà ai comuni per quanto attiene la ripartizione dei costi e la progressiva graduale introduzione della tariffa puntuale, che avrà nei prossimi anni un approdo pressoché definitivo. Relativamente al piano economico finanziario, registriamo un incremento di quello che è il piano nella sua complessità, che è data sostanzialmente da quanto appena declinato, ma soprattutto da un incremento di costi dettato dalla congiuntura che ora ci appare particolarmente nota, ma che già negli albori dell'anno dava i suoi impulsi e riflessi, dettati da quella che è stata una forma di speculazione, e non solo di speculazione, di influenze post-Covid, date da un incremento di costi che tutti noi stiamo vivendo in modo abbastanza anche esasperato. In modo particolare, galoppante è l'indice dell'Istat riguardante le famiglie e di tutti quelli che sono le componenti inerenti i costi che il gestore subisce in deriva. Aprica ci ha dato una proiezione di un Istat che va a completarsi nell'anno, che arriverà al 5,6,
carburante, usure, piuttosto che adeguamenti vari, e che sono incrementi ingovernabili, nel senso che non sono comprimibili, per antonomasia l'Istat è riconosciuto e riconoscibile. Il tema importante è che, come sappiamo, abbiamo avuto anni, sostanzialmente tantissimi anni, con l'Istat pari allo 0 piuttosto che ad 1, addirittura in un anno barra 2 siamo andati verso la deflazione, e quindi dopo tanti decenni assistiamo a questa crescita galoppante. Quindi le tariffe dell'anno, quindi questo per dire che non sono tanto introduzione di nuovi servizi e o di aggravi determinati per coprire determinate esigenze, ma solo l'applicazione, come vi viene illustrato anche la ragioniera, di questa indicazione mera. Quindi quanto vale il piano economico della TARI a Ottolengo? Vale 530.445, la parte fissa è di 122.000, di cui utenze domestiche 73 e utenze non domestiche 48.000 euro circa, mentre la parte variabile, che è quella appunto suscettibile di tutta una serie di fattori dettati da il numero dei familiari, piuttosto che la tipologia lavorativa, via discorrendo, che arriva a 246.000 euro circa. Anche qui suddiviso 408.000, cioè suddiviso tra 246 per le utenze domestiche e 161.000 a carico di quelle non domestiche. Scusi, la parte variabile, quindi? Quindi 408.000. La parte fissa è 122.000 e 393. Variabile è di 408.000 e 52. Grazie. Prego, 52 euro. Questo è il piano. Poi approveremo in fase successiva, ma la trattazione è la medesima, è l'atto conseguente, e cioè l'applicazione delle tariffe che devono recepire lo stesso. E pertanto con gli stessi criteri del 2021 andiamo a replicarli senza modifiche all'anno di riferimento del 2022. E con questo scostamento dettato appunto dal fattore e dai fattori che ho richiamato, a cui si aggiunge il venir meno di quelli che sono stati dei sussidi di natura statale che sono andati a intervenire sui fabbisogni delle famiglie o delle attività più colpite nel lockdown, per gli strascichi delle difficoltà economiche create dalla pandemia, che sono di fatto cessate. Chiaramente staremo a vedere se ci saranno degli interventi, stante una criticità diffusa anche su più livelli. Quindi apro la discussione su entrambi i punti, cioè le tematari, e successivamente voteremo disgiuntamente. Prego. Una domanda. Si è parlato nel tempo di premialità differenziata. Abbiamo messo sul bidone del differenziato strumenti tecnologici per poter monitorare, però questa cosa continua ad essere presente nel nostro piano, e poi le tariffe servono per coprire tutta la spesa della tassa di fine, però l'impegno dell'amministrazione è anche quello di premiare il cittadino di tutto. Cosa avete pensato di fare? Mi sembra di aver detto cose. No, sono fenomeni quelli inerenti l'applicazione della tariffa puntuale, che come è stato anche recentemente detto anche nel Consiglio Comunale della città di Brescia, dall'anno prossimo avranno l'inizio di una graduale applicazione dettata dall'avere delle linee guida maggiormente precise e definite da parte di ARERA. Negli anni è stato sempre più complicato interagire, o meglio anticipare, delle forme di premialità e o di aggravi, se non nelle linee di riferimento. E poi sapete bene come abbiamo vissuto in questi ultimi due anni, che di fatto invitarono il maggior numero, o meglio tutti i positivi contagiati, sostanzialmente a non differenziare.
Quindi, considerando che abbiamo introdotto un meccanismo che ci verrà molto utile nel futuro, salvo il tema del congelamento dovuto alla stagione Covid, è intendimento far sì che le premialità si traducano in cosa? Nell'applicazione della tariffa puntuale, pertanto chi meno conferisce per motivazioni che siamo detti più riprese avrà quasi un livello di tassazione, passatemi il termine, inferiore rispetto a. Quindi noi abbiamo un monitoraggio e partiamo con un possesso di dati, a differenza di tanti comuni abbiamo patrimonio, e che nel momento in cui introdurremo la tariffa puntuale avrà da parte nostra già la capacità di censire, di avere in censimento specificatamente sul tema dell'indifferenziato dei dati applicativi. Quindi era, è e sarà, salvo nuove tecnologie che dovessero essere applicate nel futuro, un intendimento dei prossimi. La prossima amministrazione quindi ascolterà questo programma, quantomeno. Le linee guida ci sono, i dati ci sono. Area permettendo e futura amministrazione. Dati hai, scusa. Relativamente alle frequenze in cui i nuclei familiari espongono il rischio anziano. Quindi viene monitorato. Sì, no. Dato viene raccolto, non è applicato. Mi piace dirla così, non è ancora stato applicato, lo sarà, lo speriamo, fatto salvo che è intervenuto ancora per quelli straordinari. Va bene. Io solo questa domanda. Prego. Spero di aver capito bene tutto. È una domanda breve. Allora, la differenziata riporta dei buoni coefficienti. Sento parlare di 81. Di differenziazione. Sì, 82%. La differenziazione. Sì. Ma il conferimento? Cioè, differenziamo tanto e conferiamo meno in generale? O differenziamo tanto e conferiamo per tanti. Dei volumi, questo. Perché sulla vacanza non è che al bar qua, se so, sì. Cosa intende per conferiamo? Cioè, noi conferiamo differenziato. Conferiamo tanto di più, cioè sono è aumentata la quantità dei rifiuti che viene conferita, che viene portata, viene consegnata. Perché differenziamo molto, però bisogna anche conferire meno rifiuti. Non riesco a cogliere la correlazione, nel senso che il volume di rifiuti sostanzialmente ha un trend che è medesimo e che fluttua a seconda della stagionalità e del numero di abitanti che vi sono nel comune di Torengo. Quindi in questo caso nel comune di Torengo, avendo come in tanti comuni diminuito la presenza sul territorio di abitanti, ha avuto una flessione per quanto riguarda i quantitativi. Sì. Fatto il lordo dei rifiuti, all'interno c'è la componente di percentuale di quanto si differenziano gli stessi. E quindi è aumentata non il quantitativo di rifiuti, ma è aumentato il quantitativo di differenziazione degli stessi. La percentuale differenziata è migliorata. È migliorata. Però produciamo meno rifiuti, però, perché è importante differenziare. Però è un trend, dura anche meno rifiuti. Il trend di produzione del rifiuto è in calo rispetto a quelli che erano i parametri in cui c'erano 5.300 abitanti. Il prezzo di produzione di rifiuti. Io ho letto delle. Sì, però differenziare di più non vuol dire fare meno rifiuti. È quello che è questo. Differenziare di più non vuol dire fare meno rifiuti, vuol dire avere un differenziato. Però è importante anche fare un'educazione, sì, ambientale, cioè di preparazione, per cercare di conferire sempre meno. Quindi la diminuzione della popolazione. Evitare imballaggi, evitare tanti. Fatto il paio con l'aumento, perché in questi due anni di pandemia dovrebbero essere aumentati i volumi, perché tanta gente faceva spesa, assolutamente sì, consegnava assolutamente a casa, tutta una serie di uso di contenitori eccessivi, quindi lì saranno aumentati, però i 5.003 che sono diventati 5.000 ha fatto fare un saldo quasi negativo. Ho bisogno di parlare in modo preciso dei periodi di riferimento. Quindi
bisogna fare un'analisi comparativa che dà uno spaccato ben determinato, perché altrimenti potremmo dare dei dati di 30 anni fa, 20 anni fa, piuttosto che 3 o 2. No, no, ho letto direttamente. Quindi il rifiuto differenziato, la percentuale di nota, i quantitativi altrettanto, le politiche riguardanti la persuasione e l'educazione sono in corso, il tema riguardante il contrasto ai rifiuti e l'abbandono dello stesso, intanto con la polizia locale, è un tema che è favorito e che anche lì una sua periodicità e una sua modalità di intervento. E quindi devo dire che i cittadini di Gottolengo, con questo spaccato che possiamo scrivere a un quinquennio o un decennio, perché questo è un periodo nostro di monitoraggio, ha avuto una capacità di miglioramento della raccolta e del conferimento di riferimento a molto molto importante. E tra gli stessi un salto di qualità ha permesso di farlo l'ammodernamento, la vigilanza e l'ampliamento dei CER dell'isola ecologica, che dal centro di raccolta ha consentito di avere una capacità ulteriore di incentivazione del loro stesso. Grazie. Grazie a lei. Se non ci sono altre domande, metto in votazione. Tale approvazione del piano economico finanziario, per favore. Chi si astiene? Grazie. Mi chiedo l'immediata esecutività. Chi vota a favore? Chi si astiene? Grazie. E metto in votazione la tassa rifiuti di determinazione tariffe anno 22. Chi vota a favore? Chi si astiene? Immediata esecutività a favore? Astenuti? Grazie. E andiamo al punto successivo, che è l'approvazione del rendiconto della gestione 2021. È il consuntivo dell'anno scorso, nella quale registriamo, tra le principali performance che vi segnalo, il miglioramento del disavanzo di amministrazione di 196.629. Andiamo quindi con una quota annuale di 13.500, andiamo a recuperare un ulteriore disavanzo che si riduce, e quindi andiamo a 183.112. È un miglioramento effettivo del disavanzo rispetto alla gestione precedenti, e se andiamo di fatto a quantificare quello che è stato l'impegno che pianificammo in questa sede rispetto alla rateizzazione di quell'ammontare famoso, abbiamo ancora da ripianare 75.660,31 euro. Il miglioramento è dovuto agli effetti prodotti dell'adeguamento del fondo di svalutazione dai fondi Covid, perché sono stati un importante aiuto anche per le casse comunali, perché anziché erogare sussidi prevalentemente di natura socio assistenziale, mutuo proprio, quindi con fondi nostri abbiamo utilizzato gli stessi, pertanto i nostri sono stati preservati, e delle economie e delle scelte che sono state intraprese riguardanti al contenimento dei costi e tutto quello che comporta le azioni amministrative che ben conoscete. Quindi questo è un dato molto importante che consegniamo, e che dà conto che con questo trend sicuramente nel prossimo mandato, al di là delle scelte più o meno oculate che faranno gli amministratori del momento, si riuscirà a arrivare all'anno zero. E quindi è un importantissimo risultato che permette di guardare al futuro. Chiaramente abbiamo problematiche e contingenze più importanti e difficoltose, però insomma, è un obiettivo raggiunto, è un liberare le risorse che, incidendo in modo vincolato, potranno essere poi erogate per altre tipologie di iniziative. Insomma, pensate a un circa 15-20 mila euro all'anno di rata di eventuale mutuo piuttosto che altro, comporta, ammesso che lo si acceda, a delle iniziative non banali. La promozione del rendiconto, sapete che è tutta una serie di analisi economico-finanziarie che sono state anticipate ai signori consiglieri. In questi anni abbiamo imparato a conoscere, a fare.
Quindi, se me lo consentite, eviterei di andare a dare tutta una serie di numeri che già tengono quelli che sono i ricavi, i costi, i principi di cassa, il cash flow piuttosto che altro e che do per enunciato. Il dato importante, perché quello maggiormente rilevante, è quello relativo al disavanzo che vi ho anticipato. Ci sono domande, prego? Una domanda particolare. Siccome ho scambiato con la ragioniera, ho scambiato con la ragioniera su questi mi ha detto che oltre che a questo dico anch'io, se lo dicesse la ragioniera, ma più oltre dei soldini che sono arrivati purtroppo col Covid, vorrei aggiungere perché mi ha parlato il motivo della mail. Ci sono stati anche dei crediti che ritenevamo ormai inesigibili e invece sono arrivati a sangue. Ecco, questa cosa mi sembra una favola di una fine, cioè, che sono i debiti da parte dei cittadini, insomma, nei confronti dell'istituzione, e che invece a fronte di una chiusura di un fallimento continuamente devono chiedere i soldi. E questi sono andati giustamente apprezzati del resto a coprire. E soprattutto il fatto che abbiamo il fondo in linea sono liberati al 100%. Perfetto, infatti approviamo la banca di diciamo contenti anche a voi. Grazie dell'intervento, nel senso che è un fattore reale e che dà conto tra i fattori positivi di cui abbiamo potuto beneficiare c'è anche lo stesso, così come in questi anni. E è stata un'iniziativa questa voluta in modo particolare dalla mia prima amministrazione, è stato supportato e implementato in modo molto forte l'ufficio ragioneria attraverso una capacità di analisi delle riscossioni, degli accertamenti, di poi tutto quello che è l'ambito di lesioni, insinuamenti, che è fatto in modo nel miglior modo possibile per le nostre risorse e capacità, però ha generato delle capacità di recupero di risorse notevoli in questi anni. Quindi, esatto. Se siete d'accordo, metto in votazione il seguente punto, che è l'approvazione del rendiconto della gestione del 21 ai sensi dell'articolo 227 del decreto legislativo, chiaramente 267 dell'anno 2000. Chi vota a favore? Chi si astiene? Chiediamo che per essere di data esecutività, chi vota a favore? Chi si astiene? Grazie. E il seguente, il consiglio che abbiamo in corso, presumibilmente sarà il penultimo della seguente del mandato amministrativo in corso 2017-2022. Pertanto, come avrete udito, tra i punti c'è la comunicazione del sindaco relativamente alla relazione di fine mandato. È un atto che da qualche anno è diventato parte essenziale dell'attività amministrativa e che tutti voi che sarete interessati a leggerlo, esaminarlo, è reso fruibile dal nostro sito e da tutti quelli sono gli strumenti per l'accesso alla documentazione pubblica. Non par vero che sono già trascorsi 5 anni che vanno a chiusare, per quanto riguarda il sottoscritto, alcuni preziosi collaboratori che mi affiancano, un mandato decennale, e che ho la soddisfazione di poter restituire, perché i dati che vengono impressi all'interno dello stesso sono, dal mio punto e dal nostro punto di vista, particolarmente edificanti. La relazione di fine mandato non è un vezzo politico, piuttosto che un'iniziativa che può essere edulcorata da sentiment più o meno coinvolgenti data la possibilità dell'elezione amministrativa, ma sono dei dati analitici che vengono richiesti dal Ministero e dalla normativa. A tutti voi cito solo e richiamo un risultato che è stato prima anzi detto, il tema della raccolta differenziata,
che non era più quello dal nostro primo giorno, vedo Giuseppe, Andrea in particolare, dal nostro primo giorno di mandato passa dal 63,14 alla quota differenziata all'81,45. La tempestività dei pagamenti ha un indice che passa da più 153, addirittura abbiamo un gap e un meno 2,5 in un criterio di analisi che è chiaramente definito. Il disavanzo di amministrazione, l'abbiamo detto prima, 405.000 euro, l'obiettivo era rientrare in 30 anni, invece andiamo ben oltre il dimezzamento delle tempistiche e dei 405.000 euro ogni anno, mettendo a parte un piccolo grande gruzzoletto di 10, 15, 13, siamo arrivati a sostanzialmente ne mancano solamente circa 75.000. Abbiamo in gran parte finanziato opere pubbliche con finanziamenti regionali o contributi di natura nazionale e abbiamo una situazione debitoria comunque del comune che passa da 2.491.000 euro a 1.800.000 euro. Abbiamo tanti altri dati particolarmente salienti, importanti, che non trovo in questa fase particolarmente opportuno andare troppo a rimarcare, perché da un lato c'è la serenità, la consapevolezza che il territorio, i cittadini e i membri di questo Consiglio Comunale hanno seguito da vicino, ne sono particolarmente dotti e quindi ho il piacere di consegnare questa relazione nella speranza che possa sempre migliorare la nostra attività per questo comune, quello che viviamo e abbiamo, e che i risultati di questo tracciato, di questa linea, di questa guida amministrativa possano proseguire nei prossimi anni. E magari diremo qualcosa in più rispetto ai saluti, piuttosto che alcune considerazioni le lascerei all'ultimo Consiglio Comunale. E nel mentre, comunque, anche se non è previsto un dibattito rispetto alla relazione, perché è un deposito e un invio, qualora i consiglieri volessero intervenire a beneficio di tutti, prego. Ci sono degli interventi piuttosto che altro? Bene, io vi ringrazio. Ma se vuoi fare complimenti. Ah no, interruzione. Vuoi anche un freddo? Scusa, Elio. Ma siamo qua. Elio, interruzione. Ma sì. Con discorso abbiamo presentato una mozione sì, sì. Molto estemporanea. E avevamo detto che l'avremmo ripresentata sul prossimo voto. Ma avevo inteso, mi ha scritto la segretaria, per esempio Maria Teresa, e si era legata alla mozione presentata in Regione Lombardia sì. Da tutti i gruppi consigliari. Io l'ho inteso così, che si volesse presentare quella mozione sul prossimo consiglio, va bene, solo che non la trovo, io pensavo che non ci siamo capiti. No, certo. Se è possibile. No, assolutamente. Io direi se siete d'accordo, se siete d'accordo. Perché allora come ho inteso magari non ho presidiato io questo passaggio. Se si intende, cosa che io adesso rimembro e avevo pensato di fare così, inserirla all'oggetto dell'ordine del giorno del Consiglio attraverso un'iniziativa del sindaco che la include nell'oggetto dell'ordine del giorno. Sì, non siamo... no, il nostro era solo un sollecito la volta scorsa, l'abbiamo concordato insieme. Pensavo proprio che non ci siamo capiti con Maria Teresa, perché per me va bene, probabilmente sei stato tu sollecito, per te. No, ma io ho detto, guarda che siamo d'accordo che dobbiamo concertare. E la vedo per me, però la vedremo al prossimo. Sì. Quindi sì, sì. L'impegno che sarà presentata nel prossimo. Assolutamente sì. L'ultima domanda da scrivere, da fare, che però non è una cosa dell'ordine del giorno, ma è sul delibere di giunta inviato ieri, dove si parla di un partenariato con la Caritas relativamente alla protezione civile, non ricordo, non posso citarla a memoria, ma non ricordo mia, ma era relativamente ai profughi, all'accoglienza. Volevo capire a che punto era quindi l'accoglienza, come sta operando a livello internazionale, perché
livello privato, i cittadini fanno anche magari qualche soldo, qualche cosa valorati, giusto per sapere, perché sennò non può essere sotto una testa. Allora, sapere qui magari. Io nel mentre che do la parola all'assessore Vizzani per l'aggiornamento, recupero il dato rispetto agli attuali ospiti. Non so se Andrea valuta di brevemente dare conto di quelle che sono le ipotesi casistiche rispetto al CAS piuttosto che all'ospitalità. Allora, lo stato attuale, i numeri non sono aumentati, cioè quindi i primi che sono entrati tali sono rimasti, anzi, sono diminuiti, cioè? Sono diminuiti, anzi sono quanti diminuiti, sono, praticamente quanti sono? Saranno due famiglie? Sì, sono veramente, posso scusare, certo. Sono più preciso, sono, allora, all'inizio dell'emergenza abbiamo ospitato la famiglia di Cotolengo 5 persone, sì. L'altra famiglia 5 persone, l'altra famiglia 3 persone, l'altra famiglia 2 persone. Ho certezza che quest'ultima che ho detto sono ritornati in patria, questi due. Ah. Quindi sono 5, 10, 13. Attualmente sul territorio sono 13. 13 di sì. Due nuclei familiari, di tre nuclei familiari. Ci preso Andrea. Sì, in questo momento e soprattutto la Caritas si sta operando per dare una mano. Non ci sono state richieste e esigenze particolari, anche perché si è preoccupati soprattutto dell'inserimento a livello scolastico, ma questo è avvenuto prevalentemente per i bambini di età elementari e medie, ma credo che sia solamente perché quelli in età della scuola superiore sono fanno le lezioni online direttamente in Ucraina. Ah. Oggi dovrebbe esserci stata, vi dico dovrebbe perché è quasi in tempo reale, la prima. Una lezione per la lingua italiana organizzata. Ma l'ha spostata oggi. Ma poi l'ha spostata venerdì prossimo. A venerdì prossimo, che è esatto, perché è stata spostata tramite la propria collaborazione con l'Università Cattolica di Brescia, che è una madre lingua. Sono stati formati degli insegnanti sul territorio che si sono dati disponibili a fare un minimo di inserimento linguistico, che non è semplice perché gli ucraini non parlano inglese. Quindi voi immaginate quelli che devono impararsi l'ucraino cosa poi riescono a trasmettere. Personalmente, ad esempio, mia figlia Giulia sta insegnando all'elementare a gamba, le è stato fatto un contratto per dare una mano a quei bambini ucraini. Però fortunatamente poi si è fermata lì la cosa. Quindi noi abbiamo tenuto i contatti con la Protezione Civile, con la Caritas per cercare di capire cosa fosse necessario fare. La cosa è rimasta molto dimensionata, meglio, ma non perché non volessimo fare, ma perché significa che per fortuna la situazione è proprio sotto controllo. E ci siamo mossi, stiamo valutando di lavorare eventualmente a livello di ambito, perché la cosa più complessa non è la gestione logistica, è la gestione documentale, soprattutto se ci sono minori. Chi raccoglie, chi comunica cosa è in prefettura, il tribunale dei minori, procura dei minori e quant'altro. E l'ambito ci darà una mano anche in questo. Ma anche perché è stata, scusa di introduzione, proposta e divulgata attraverso le prefetture una convenzione che devono adottare i comuni che aderiscono a una modalità di accoglienza diretta. Ipotizziamo, noi avessimo delle case popolari a disposizione, le mettiamo a disposizione, ma poi dobbiamo in qualità di presa in carico erogare tutta una serie di prestazioni dettagliate e gestite, che vanno dal sospettamento alimentare, nel caso ci sia minori, a una determinata modalità di monitoraggio, di alimentazione. Non è facile comunque. Quindi ad ora noi siamo limitati chiaramente a fruire e rendere fruibili informazioni, a supportare le famiglie che hanno voluto compiere gesti così importanti dal punto di vista della solidarietà, così come ha comunicato quelle poche segnalazioni che sono pervenute rispetto di messa a disposizione di abitazioni piuttosto che altro. Ad ora non abbiamo diritto a una rete di convenzionamento diretto, ma abbiamo supportato, questo l'ho fatto personalmente quando abbiamo fatto l'incontro di zona col prefetto in quella di Montichiari, abbiamo richiesto all'ambito di potersi dirigere a tavola riunione, appunto riferimento, filo conduttore di quelle che sono i cosiddetti CAS.
e quindi di una modalità poi di gestione di tutti gli aspetti rilevanti a presa in carico. Devo registrare, ma non ho uno spaccato particolarmente analitico, ma ci sono anche diversi anche ritorni in patria rispetto a tutta quella che è una zona che è più prospiciente all'Europa, e quindi in tanti ci sono una serie di ritorni e di flussi contrari. Infatti, la situazione, come ben sapete, è particolarmente indecifrabile e di cui non si può avere una contezza rispetto a quelli che possono essere i prossimi passi, e quindi c'è chiaramente da essere pronti. Noi abbiamo comunicato anche la disponibilità alle famiglie, non solo nell'ambito del supporto della rete scolastica, ludico ricreative, piuttosto che altro, c'è una disponibilità sulla quale abbiamo fatto un incontro con l'oratore della parrocchia, che a loro volta ha dato anche la disponibilità dell'ex casa delle suore, direi, della disponibilità. Quindi insomma, ci siamo pronti, non abbiamo la struttura per poter gestire chiaramente la presa in carico, ma un'apertura, diciamo, passatemi il termine, culturale, solidaristica, piuttosto che di a chi e a come, assolutamente volentieri ci sentiamo in dovere di poter contribuire. Posso chiedere, magari è stato detto, mi è sfuggito, ma la scelta di appoggiarsi in comune, di venire nel comune di Bottolengo, dipende dal prefetto, dipende dalla distribuzione, dipende dall'accoglienza dei comuni, da che cosa dipende? I casi che abbiamo sul territorio di Bottolengo, fatto salvo le iniziative della parrocchia che hanno una regia nella diocesi e nella Caritas, sono frutto di spontanea interazione, e quasi tutti sono familiari o contatti attraverso badanti, piuttosto che nelle famiglie dove svolgono questi parenti dei servizi, piuttosto che ricongiungimenti tra sorelle, piuttosto che l'altro. Quindi qui non ci sono degli stanziamenti casuali, ma sono tutti frutto di ricongiungimenti familiari. Diciamo che a Bottolengo non sono molto gli ucraini, visto il numero degli ucraini, no. Non sono molti. Forse per quello che non c'è stato questo arrivo, sì, rispetto agli altri etnie, gli ucraini sono poi, insomma, rispetto 15 non è pochissimo, non è nel senso che considerando, sì, però i nuclei familiari sono, no, nel senso, considerando che sono 205 comuni della provincia di Brescia, dico comunque nel caso l'assessorato, in tal caso anche l'assessorato per i servizi sociali, unitamente anche in questo caso anche la sicurezza, avremo modo di condividere nel caso ci fosse una necessità o un'emergenza, una disponibilità di questo caso. Grazie. Grazie a voi. Sono portato il tema della mozione barra dell'ordine del giorno, e quindi ci aggiorniamo per un consiglio nel mese di maggio. Di maggio? Si può. Noi abbiamo il tema conseguente all'adozione della PCT, che dobbiamo chiudere, concludere. E poi semplicemente c'è l'ordine del giorno e comunicazioni di rito per salutarci. Diciamo che nei 45 giorni che è stato trattato, mi scusi se non volevo sottrarre l'autorevolezza e la competenza, è stato abbastanza sdoganato a livello giurisprudenziale il tema dei 45 giorni, che persiste e normalmente anche per stile non si compie un atto di straordinaria amministrazione, atti invece di conclusione di iniziative che hanno un proprio decorso. Esatto. Però ecco, normalmente non si deve fare degli scostamenti di bilancio piuttosto che iniziative. Certo. Grazie, buon fine settimana a tutti.